Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara, dove l'ACA, l'azienda comprensoriale acquedottistica, ha presentato i lavori di potenziamento e ampliamento del depuratore. I lavori del valore di 10 milioni di euro quadruplicheranno il volume delle acque trattate entro il 2024 con l'obiettivo di tutelare la balneabilità del mare. Giuseppe Dintino. Nel giro di 2 anni il depuratore di Pescara quadruplicherà il volume delle acque in grado di trattare. Lo assicura l'ACA, che ha avviato i lavori sulla struttura dove giungono le fogne di Pescara, San Giovanni Tetino e Spoltore. Gli interventi, affidati ad un'associazione di imprese abruzzesi e non, riguarderanno il potenziamento del depuratore già esistente, ma anche la costruzione di una nuova vasca di pretrattamento delle acque, che dovrebbe essere pronta nel giro di un anno. Poi nell'area a ridosso dell'aeroporto verranno ammucchiati da una parte, coperti con il capping, i fanghi biologici di proprietà del comune di Pescara, lì abbandonati da decenni sulla scia di vecchie leggi poco rispettose dell'ambiente. Nello spazio ricavato verrà realizzata una nuova vasca biologica da 17.000 metri cubi, fine lavori nel 2024. Il depuratore attualmente serve un bacino di 185.000 abitanti ed è in grado di trattare 75.000 metri cubi di acqua al giorno, tra acque civili e industriali. Il progetto, che risale al 2017, ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento del fiume e del mare, causato soprattutto dalle piogge, piogge amate e odiate da ACA, che da un lato rialimentano le sorgenti, attenuando la carenza idrica, dall'altro fanno straripare le reti fognarie, causando inquinamento. Si tratta di reti miste, quindi noi siamo assolutamente in grado di trattare reflui civili in condizioni ordinarie, però nel momento in cui ci sono degli eventi di pioggia, il depuratore si trova sotto sforzo, cioè con un picco di acqua in ingresso che deve essere accantonata e poi laminata e trattata nel depuratore. Noi abbiamo avuto delle infrazioni europee sul settore fognario, quindi ACA si è impegnata moltissimo sin dal 2016 sul perfezionamento della gestione dei depuratori, sugli interventi di manutenzione fognaria, sul potenziamento di questo progetto. L'opera costerà 10 milioni di euro. A questi si aggiunge 1 milione, speso dalla Regione Abruzzo, per risolvere i contenziosi con le imprese, così da far partire i lavori, con l'obiettivo di conservare la bandiera blu. È un depuratore che non funziona, equivale a un mare non pienamente balneabile, e invece siamo riusciti finalmente a sbloccare questa grande infrastruttura. Si è svolto a Camerino un incontro organizzato dai 4 crateri del centro Italia per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma del 2016. Oltre al commissario Giovanni Legnini sono intervenuti 130 sindaci, tra i quali il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto. In qualità di presidente dell'ANCI Abruzzo, D'Alberto ha rivendicato il ruolo svolto dai sindaci abruzzesi e la necessità di nuovi fondi da destinare alla ricostruzione. Tania Bonici Castelli. La ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia 5 anni dopo il sisma del 2016. Si è svolto a Camerino un incontro proprio per fare il punto sullo stato dei lavori, organizzato dal coordinamento delle 4 ANCI regionali del cratere, alla presenza del commissario Giovanni Legnini e del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Presenti tra i 130 sindaci del cratere anche il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, presidente di ANCI Abruzzo, che ha fatto una rapida ricostruzione di tutto quello che è successo in questi ultimi 5 anni, con gestioni da dimenticare a causa delle quali i territori abruzzesi hanno subito una sottovalutazione per la quale ancora oggi si pagano le conseguenze. Il commissario Legnini ha annunciato che chiederà al governo nuovi fondi per la ricostruzione. Sono oltre 50.000 edifici su cui intervenire, con un costo che si aggira intorno ai 20 miliardi di euro e la proroga del superbonus. Nel suo intervento il sindaco D'Alberto ha affrontato il tema della filiera istituzionale, particolarmente carente nei primi anni, soprattutto a livello governativo. L'unico livello istituzionale che ha tenuto alta la voce delle comunità e dei territori è stato quello dei sindaci, che sin dall'inizio sono rimasti uniti. Sindaci che, pur appartenenti a diverse comunità, realtà, regioni, hanno sempre rappresentato con forza la voce dei territori, cercando di coprire il vuoto in cui ci si trovava.
anche con azioni estreme. A Roma, per esempio, nel gennaio 2020, con 120 sindaci pronti alla restituzione della fascia come protesta verso un governo che ritardava a individuare un nuovo commissario alla ricostruzione e che di fatto ha sbloccato la situazione con la nomina di Giovanni Legnini. Si guarda ora al futuro con maggiore ottimismo. Parliamo di trasporti adesso. Fino al nuovo PEF di Strada dei Parchi sono bloccati gli aumenti dei pedaggi di A24 e A25 che sarebbero scattati dal prossimo mese di gennaio. Resta confermato per domani l'incontro tra una delegazione di sindaci e il ministro delle Infrastrutture Giovannini. Scongiurati i rincari dei pedaggi per A24 e A25, un pericolo scampato per via dell'approvazione nella notte tra lunedì e martedì di due emendamenti al decreto infrastrutture e trasporti, a firma tra gli altri della deputata del PD Stefania Pezzopane. Gli aumenti erano stati sospesi fino al 2021 per via di un precedente emendamento e sarebbero scattati dal 1 gennaio 2022 con una impennata di oltre il 34%, un salasso per famiglie e imprese. Il primo provvedimento, il 2.7, riguarda da tutte le concessionarie con i PEF scaduti, tra queste Strada dei Parchi. Il secondo, riformulato dal governo, allinea la proroga del blocco aumenti per Strada dei Parchi a fine 2021, visto che un precedente emendamento al decreto sisma bloccava gli aumenti fino al 31 ottobre. Una notizia importante e positiva, ha commentato la deputata Dem Pezzopane. Gli aumenti vengono dunque bloccati nuovamente fino al nuovo periodo regolatorio definito dai PEF, i piani economici e finanziari. Ho chiesto al governo, prosegue Pezzopane, e in particolare al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e al Ministero dell'Economia e Finanze, di sostenere il blocco degli aumenti anche con strumenti successivi fino all'approvazione del PEF di Strada dei Parchi, che rappresenta il vero obiettivo politico. Mi auguro, conclude la deputata Dem, che rapidamente venga approvato il PEF riguardante Strada dei Parchi, che consente un investimento di oltre 5 miliardi per modernizzare e mettere in sicurezza le nostre autostrade. Resta peraltro confermato l'incontro di domani mattina ore 10 a Roma tra il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e una delegazione di sindaci che avevano annunciato una manifestazione di protesta davanti agli uffici del Ministero di Via Nomentana, mobilitazione che resta nonostante gli ultimi sviluppi proprio perché si ritiene necessaria l'approvazione nel più breve tempo possibile del PEF. La Sabino Esplodenti di Casalbordino ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale, ma le associazioni ambientaliste denunciano la mancanza di trasparenza nella documentazione. La Sabino Esplodenti di Casalbordino ha finalmente avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Si tratta della fabbrica di fuochi d'artificio dove nel dicembre del 2020 si verificò il terribile incidente che costò la vita a tre operai. La procedura, avviata in regione, era prevista fin da un mese prima della tragedia. Nei documenti però mancherebbero diversi dati. A denunciare la poca trasparenza sono la stazione ornitologica abruzzese e il forum dell'acqua. Questa procedura vede un deposito di documenti assolutamente, a nostro avviso, carenti, sia di dati ambientali. Per esempio mancano i dati sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee, nonostante quel sito sia impegnato dal punto di vista industriale da decenni e quindi con forte stress ambientale potenziale, e dall'altro lato molti documenti sono stati resi inaccessibili al pubblico, quando invece la procedura di valutazione di impatto ambientale deve connotarsi per trasparenza, perché i cittadini devono poter fare osservazioni. Gli uffici regionali hanno chiesto conto alla Sabino Esplodenti delle parti mancanti nella documentazione. Il motivo è l'esistenza di alcuni esposti della magistratura, si è difesa l'azienda. Questo però, sostengono gli ambientalisti, non c'entra nulla con la procedura di VIA. Questo impianto è stato più volte modificato nel corso degli anni senza fare la valutazione di impatto ambientale, che invece era obbligatoria. Quindi secondo noi deve fare una procedura di sanatoria a posteriori, purtroppo, ma con dati che sono assolutamente per ora carenti e sono, quindi devono essere a nostro avviso integrati per capire bene l'impatto di un impianto così rilevante sul ambiente circostante e anche sulla riserva di Punta Aderci, che è vicino a pochi chilometri. L'amministrazione comunale di Pescara mette a disposizione le palestre delle scuole medie Foscolo e Rossetti per la somministrazione dei vaccini anti-Covid a studenti e genitori. A breve l'apertura di un hub vaccinale anche in città.
Sindaco, è ufficiale, due palestre di due importanti scuole di Pescara, la Rossetti e la Foscolo, mettono a disposizione due palestre per poter far effettuare le vaccinazioni ai ragazzi e anche ai genitori degli studenti. Sì, noi avevamo già messo a disposizione le palestre di alcune scuole tramite i dirigenti scolastici per portare avanti quel progetto di vaccinazione stabilito dal Ministero in collaborazione con la ASL per i ragazzi da 12 anni in su. E oggi mettiamo a disposizione altre due palestre per la seconda dose di vaccino per i ragazzi che già hanno fatto la prima dose, ma anche per eventualmente chi volesse vaccinarsi per la prima volta e anche per i genitori dei ragazzi. A 360 gradi la palestra è a disposizione, ovviamente sempre controllata dalla ASL, questa attività è sempre diretta dal Ministero. Il Comune mette a disposizione degli spazi proprio perché nell'ottica già utilizzata per il centro vaccinale Pescara vuole che più persone possibili si vaccini nell'ambito e nell'alveo della normativa vigente, dei regolamenti vigenti, e quindi siamo come al solito in prima linea per cercare di risolvere i problemi dei cittadini. A tal proposito, lei nei giorni scorsi aveva sollecitato a gran voce la ASL per trovare un hub vaccinale, per aprire una sede a Pescara, visto che i cittadini di Pescara devono oggi recarsi a Città Sant'Angelo. La soluzione è vicina? Sì, quando noi abbiamo chiuso il centro vaccinale, il palafiere di Via Tirino, dopo aver fatto oltre l'80% dei vaccini nella nostra città, ho consigliato alla ASL di aprire un centro anche più piccolo, visto che oramai quasi tutti erano stati vaccinati, anche in prospettiva della terza dose. Loro hanno preferito aprire subito a Città Sant'Angelo, ma questa idea era stata già esplicitata chiaramente da parte mia, poi ho sollecitato, ma ho trovato una ASL sempre molto disponibile per i problemi della città di Pescara. Adesso nei prossimi giorni sicuramente troveremo un punto di incontro per fare in modo che anche a Pescara ci sia un centro vaccinale. Presidente della Commissione di Vigilanza regionale Pietro Smargiassi ha chiesto alla Regione di mantenere la promessa di aiuti al settore del wedding, disponibili già 9 milioni di euro. Ci sono fondi disponibili per il wedding, voi sollecitate la Regione a far sì che insomma, questi fondi possano essere utilizzati? Sì, dal 30 giugno di quest'anno con un DPCM il Governo ha stanziato circa 9 milioni di euro, di questi 9 milioni di euro 5 milioni sono per la ristorazione e il settore del wedding. Sappiamo tutti che a causa della pandemia il wedding di intero settore è crollato completamente, 80% in meno di matrimoni, significa mandare in malora un intero settore che riguarda bomboniere, fiori, ristorazione, tutto ciò che ruota intorno a un matrimonio. Immaginate quanta gente è rimasta completamente in ginocchio. Molte di queste aziende hanno chiuso i loro battenti. Oggi abbiamo la disponibilità economica immediata di 5 milioni di euro per dare loro l'occasione di aspettare che il settore intero riparta. Il secondo aspetto di questa conferenza stampa che vogliamo sottolineare, che già con la risoluzione di maggio di quest'anno avevamo chiesto al Governo, è di riconoscere tutti, chiedere al Governo di riconoscere l'intero settore wedding attraverso un unico codice Ateco che dia loro la possibilità di avere un'unica voce con cui interloquire con la Regione e col Governo, che li racchiuda, che gli dia maggiore spessore in una trattativa eventuale, ma soprattutto che sia molto più semplice stanziare i fondi al settore e non a decine di settori che piccoli non rappresentano nulla e non vengono mai ascoltati. Come diceva lei, tante aziende hanno però chiuso. Sì, tante hanno chiuso, questo è un settore che in questo momento è fermo, la gente purtroppo non si sposa più. Quello che possiamo fare è sostenere chi ancora ci crede, chi ancora con le loro piccole e medie imprese cerca di tirare avanti, non chiudere i battenti e dare lavoro. Ci riempiamo tutti la bocca di voler dare gli aiuti a tutti, poi in realtà anche quando arrivano i soldi ci fermiamo. Oltre 5 milioni di euro immediatamente disponibili, questo governo si dia una svegliata. Esulta Italia Nostra dopo che la Cassazione ha riconosciuto con una sentenza la tutela dei villini storici di via Primovere.
Sulle demolizioni e ricostruzioni difformi dei villini storici della zona sud di Pescara, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra e dal Comitato Abruzzese del Paesaggio, con i proprietari che ora dovranno provvedere all'abbattimento dei manufatti abusivi. La sentenza, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, pone un punto fermo nella lunga lotta per la difesa del quartiere e in generale dell'edilizia storica di Pescara. Architetto, qual è la situazione e cosa cambia con questa sentenza? Questa sentenza corona una iniziativa decennale che le associazioni Italia Nostra, il Comitato per il Paesaggio, l'architetto Boccuccia, che ha mobilitato anche i residenti del quartiere, hanno intrapreso per evitare uno scempio. Mette un punto fisso, e cioè che l'edilizia storica pescarese ha valore e come tale non si può intervenire in modi assolutamente disinvolti, come si è fatto e come si continua a fare. Un villino a un piano con una decoro Liberty è stato buttato a terra ed è stato assentito, quindi a tutte le licenze, un palazzo a quattro piani. Noi per 10 anni ci siamo opposti a questo e abbiamo ottenuto che questo abuso venisse sancito come tale. Quindi questo villino dovrà essere demolito a meno di veramente imprevisti. Questo stabilisce un principio e ci incoraggia. Tuttavia, da allora le norme sono cambiate in peggio. E questa asserita volontà da parte di tutti i poteri pubblici di salvaguardare l'edilizia storica, il patrimonio storico di Pescara, non trova assolutamente riscontro negli apparati normativi, cioè non c'è una convergenza fra i vincoli della sovrintendenza da un lato, sui monumenti, le cose principali, e la disciplina urbanistica corrente di ogni giorno dall'altro, e solo questa convergenza può portare ad una salvaguardia organica. Questa strana vita è il titolo del nuovo libro della scrittrice teramana Aida Stoppa. Si tratta di una raccolta di racconti ironici, colti e divertenti. La prefazione è di Renato Minore. Pubblicato il nuovo libro della scrittrice teramana Aida Stoppa, Questa strana vita. Si tratta di una raccolta di racconti di ieri e di oggi, varia e singolare, in cui l'ironico si unisce al tenero, l'umorismo agli effetti del cuore. Sotto lo scherzo si avverte un talento che gioca con lo sfarfallio brioso dei pensieri e che sottolinea gli aspetti imprevisti e imprevedibili del vivere. I racconti sulla scuola presentano, come ha scritto Renato Minore nella prefazione, eroici non eroi, chiusi entro le proprie gabbie di comportamenti e di azioni. Quelli sugli animali parlano della loro intelligenza, la loro sensibilità, la capacità di affetto. Ci sono racconti poi ispirati a storie del Medioevo o di età successive. Alcune trame sono suggerite da esperienze personali, altre sono di pura invenzione, frutto delle riflessioni sull'infinita varietà della vita. La struttura verbale si articola in un'ottica impressionistica, animata da un linguaggio attento ai valori dello stile, nitido e brillante. È un linguaggio che oscilla tra il tenero e l'ironico, lo scherzoso e il serio, ma che non giunge mai al sarcasmo, né mai riprende i fatti con malanimo o volontà di condannare gravemente persone e cose. Questa strana vita di Aida Stoppa è proprio un bel libro. Adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partendo dalla Serie C, perché in casa Teramo a tenere banco è il futuro del club. L'incontro a Roma di oggi tra il presidente Franco Iachini e i fratelli Mario e Davide Ciaccia, che vorrebbero rilevare la quasi totalità del pacchetto sociale, è il tema del giorno. Non è l'unica pista, quella degli imprenditori proprietari del Fiuggi, ma lo stato attuale sembra essere quella più calda. Non siamo ancora al momento delle firme, ma la trattativa tra il presidente del Teramo Franco Iachini e i fratelli Mario e Davide Ciaccia per la vendita del club sembra essere entrata nella fase cruciale. Oggi incontro nella capitale tra i tre per definire le questioni dirimenti il buon esito del passaggio di proprietà. Ma la novità vera delle ultime ore è che l'affare non si chiuderebbe per il 51%, lasciando a Iachini il 49% come era stato paventato, ma con una quota a favore dei Ciaccia vicina se non pari all'attuale
totalità. Questo cambierebbe di molto gli scenari, perché non si tratterebbe più di una coesistenza ma di un vero e proprio cambio di scenario, con gli imprenditori fiuggini già disposti a prendersi per intero il diavolo. Quello dell'addio non è argomento completamente nuovo per Iachini. I discorsi infatti erano nati in estate, quando l'attuale massimo dirigente, con una nota, fece balenare l'idea di lasciare un progetto calcistico nel quale evidentemente si riconosceva poco. L'appuntamento è per oggi, dentro o fuori, anche se i Ciaccia non sono l'unica pista su cui si è lavorato in gran segreto in queste settimane. Perché nell'ambiente capitolino Iachini ha avvicinato altri due gruppi che allo stato attuale sembrano più defilati rispetto ai proprietari della MGAT Italy in pole per continuare un percorso che passerà certamente per un rinnovamento dei ruoli all'interno del sodalizio. Il punto nodale è uno, e lo era stato anche in estate: la valutazione del Teramo in relazione alle spese sostenute negli anni dall'attuale presidenza, un ostacolo sul quale si erano incagliati i discorsi qualche mese fa. I contratti in scadenza e non rinnovati e una politica fatta di acquisti a titolo temporaneo, tuttavia, hanno snellito i conti di un Teramo adesso certamente più appetibile per chi desidera comprare, al netto della valutazione appunto che ne fa l'attuale proprietario. Se fosse confermata l'acquisizione della quasi totalità del club, i Ciaccia si occuperebbero sia della parte tecnico-sportiva, che sarebbe stata in capo a loro anche col 51%, ma a questo punto anche dell'intera amministrazione del Teramo. La tempistica poi porterebbe ad un cambiamento vero e proprio nel 2022, forse anche a partire dal gennaio di mercato, quando il diavolo potrebbe pensare di fare qualche investimento per il consolidamento dell'organico. Oppure, al più tardi, il nuovo corso vedrà la luce in maniera concreta solo a partire dalla stagione prossima. Ma questi sono discorsi potenziali che passano dal buon esito o meno della trattativa odierna. Intanto a Teramo una tifoseria attende sviluppi. Il campionato, almeno in questa fase, passa per un attimo in secondo piano. Rimaniamo in casa Teramo, ma andiamo in campo adesso, perché l'allenatore Federico Guidi ieri sera, nel corso della nostra trasmissione Pro Teramo, ha fatto il punto della situazione parlando della gara persa sabato pomeriggio col Cesena e di qualche match nel quale il diavolo ha lasciato qualche punto di troppo agli avversari. Io ho letto a fine partita che avevamo preso un gol contropiede e a me mi veniva da ridere, perché ho avuto anche, tra virgolette, la sfortuna, ma anche la fortuna di vederla dall'altro, e noi abbiamo preso un gol che siamo in superiorità numerica. Se voi contate i giocatori del Cesena, sono praticamente in 11 dentro l'area di rigore, compreso Berti, che parte quasi dalla bandierina. Lì c'è un errore di David, che è leggero il primo contrasto, Bois, e Azio Osmanovic sul secondo, ma noi dietro abbiamo ancora un ulteriore uomo, che è Rillo, che era l'ultimo. Ma l'errore nasce anche dalla pigrizia di Malotti, che in quel caso vedeva e aveva come responsabilità quella del limite dell'area, mentre ha commesso l'errore di guardare come si evolveva il calcio d'angolo piuttosto di avere un pensiero negativo e di andare ad assorbire quel movimento di Berti, che era facilmente leggibile. Quindi abbiamo commesso, lì c'è un concorso di colpe, ma la squadra era in netta superiorità numerica, era tutto fuorché una squadra allo sbando. È chiaro che penso sia sotto gli occhi di tutti che la squadra meritasse qualche punto in più. Io ne menziono perlomeno 4-5, più che il pareggio di Modena, dove chiaramente metti, anzi lo valuto come un risultato estremamente positivo. Poi potevamo anche vincere, sì, però avevamo al cospetto una squadra estremamente importante. Io i rimpianti più grandi, per come ho visto giocare la squadra, sono col Gubbio, sono con la Vispesaro e anche la sconfitta con l'Imolese, che poi anche l'inferiorità numerica nel secondo tempo l'avevamo messa lì. Quindi io penso che perlomeno 4 punti in più chiaramente farebbero vedere il cammino della squadra in maniera molto molto positiva. Noi negli ultimi 20 metri molto spesso vogliamo entrare dentro con scambi stretti, quando invece ci sono soluzioni molto più efficaci, molto più semplici, e quello dipendono molto dai movimenti senza palla dei giocatori più lontani al pallone. E chiaramente Trasciani e Kerematang hanno un problema, una microfrattura al piede che è in via di risoluzione, però ancora hanno bisogno di giorni. Purtroppo quelle sono cose lunghe, quindi Trasciani e Kerematang sicuramente non ci saranno.
Cucurullo sicuramente out, e Fiorani non ha niente di particolare, però visto quello che è successo a Cucurullo ci prendiamo tutta la precauzione possibile, quindi venerdì rifarà un'ulteriore ecografia per vedere, però se non è pronto per questa sicuramente sarà della prossima settimana. Arrigoni stesso discorso, anche lui è un affaticamento, non è niente di che, però non possiamo correre il rischio di perdere Andrea perché insomma è un giocatore pesante per noi e quindi lo valutiamo a fine settimana. Quello molto probabilmente sarà presente Rosso e Birligea, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, però io penso che siano Rosso e Birligea quelli più facilmente recuperati. Andiamo in casa Pescara adesso perché in vista del match con l'Olbia restano le incognite Drudi e Ingrosso per il tecnico Gaetano Auteri, il quale peraltro in queste settimane deve lavorare per dare alla squadra una precisa identità. Andrea Costantini. Per il Pescara non è un addio definitivo al primo posto, troppo presto per farlo con 27 giornate ancora da disputare e 81 punti a disposizione, ma il pensiero del primato in questa fase è da accantonare, pensarci ancora è controproducente. Le prestazioni dell'ultimo mese dicono che ora l'obiettivo è un altro, crescere e diventare squadra, cosa che il Pescara ancora non è, e per farlo sarà necessario trovare equilibri e una propria identità. Il compito è affidato al tecnico Gaetano Auteri, intorno alla cui figura tanto si discute, spesso anche mettendo in secondo piano le responsabilità dei calciatori che in campo ci vanno e che dovrebbero mettere più determinazione in quello che fanno. Il gol preso a Siena è un remake di altri presi in precedenza, troppa passività e poca decisione nei contrasti con una palla che non viene mai allontanata fino alla stoccata di Pezzella. Ad Auteri però è giusto chiedere di intraprendere una strada. I giocatori oramai li conosce tutti e sa che andare avanti con una difesa colabrodo non porta da nessuna parte. Se questo gruppo è in grado di recepire i principi di gioco del suo 3-4-3, soprattutto per la fase difensiva, ora c'è bisogno di un salto di qualità, altrimenti si vada da un'altra direzione, un centrocampo coi tre interni, ad esempio, per avere un po' più di protezione. Dopo i rumors degli ultimi giorni, quella del presidente Sebastiani, andare con Auteri a vedere il derby di Pineto domenica scorsa, può essere stata una mossa importante per dare forza, anche in pubblico, alla posizione del tecnico. Il Pescara però deve dare segnali di una inversione di tendenza, a cominciare dal match con l'Olbia, poi un altro scontro diretto, quello di Cesena, prima e dopo i derby di Coppa e Campionato col Teramo. Anche per l'attacco è il tempo di qualche scelta incisiva. Ferrari è stato titolare solo due volte, ma con questa media gol farne a meno dal primo minuto sembra impossibile. Anche De Marchi, che segna e si prodiga tanto, pare intoccabile. Lavorare a una soluzione che li preveda entrambi in campo dal primo minuto sembra il minimo. Intanto per il match di domenica l'Adriatico contro l'Olbia, per la prima volta in stagione all'ora delle 14:30, tornerà a disposizione Iannes. Ancora incognite su Drudi e Ingrosso, i cui problemi muscolari non sono stati risolti. Drudi manca dalla trasferta di Gubbio, Ingrosso non ha giocato a Siena, il suo guaio non è di grande entità, ma bisogna evitare ricadute pericolose. Nell'Olbia mancherà il bomber King Udo, al suo posto potrebbe giocare Simone Mancini, possente centravanti cresciuto nelle giovanili del Pescara. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. L'appuntamento con il TG6 torna alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.